Buonasera, buonasera. Grazie. Buonasera a tutti. E soprattutto complimenti a tutti, veramente, che ci seguite così entusiasti. E complimenti al mio amico Franco, che grazie, si è ricordato che oggi è il mio compleanno e mi ha portato una scatola di niente. Come niente? Perché questa scatola di cioccolatini, eh? Non è per te. Oh. Del tuo compleanno non me ne frega niente, bene, quindi va. Non ci sperare. Di chi è questa scatola? Di chi è? E questa scatola di cioccolatini, eh? È per lei. Lei chi? Lei. Lei, lei. Ma lei chi? La? La mia anima. La tua? La donna che amo. Nadia Cassini. Ah, ma allora ti sei fissato con Nadia Cassini. Sai, e scommetto che hai bisogno del mio aiuto. Beh, veramente, Ciccio, ti voglio essere sincero. Sì. Io non ho le buone maniere, bene. Non so come comportarmi con una donna perché sono stato, sai, ho vissuto sempre da selvaggio. Sì, si vede, si vede. Invece tu che sei un nobile, che hai quest'aria da nobile, grazie, vero? Franco, mi devi insegnare le buone maniere. Ma guarda che semplice, per offrire, sono cioccolatini, no? Cioccolatini. Ecco, per offrire dei cioccolatini a una signora, sì, innanzitutto bisogna usare un certo romanticismo, vedi? Ecco, tu ti devi presentare con Grazia. E non la conosco, Grazia. No, no. Con Rosalia, no. Sì, perché Rosalia la conosco. Ma no, ma non c'entra Grazia nome. Grazia, sai, la grazia, perché tu devi sapere che dove c'è la grazia... C'è la giustizia. C'è la giustizia. C'è la giustizia. E poi si va a finire in galera. Ma no, la grazia... No. Con quei modi gentili. Ah, i modi gentili. Innanzitutto fare un bellinchino. Un bellinchino. Romantico. No, non così! Fai uno sguardo romantico. Romantico! Occhio languido, occhio languido. Lascia stare il romanticismo, vai. E allora? Ecco, cerca di... ci vuole un atteggiamento concupiscente, ecco. Concludiamo niente. Non concludiamo niente, per forza. Scusami. Guarda che quella arriva... Ci vuole disinvoltura, franchezza. Franchezza c'è. Sta arrivando. Sta arrivando. Ti dirò dopo. Sì. Signori, Nadia Cassini. Nadia Cassini. Sempre stupenda, sempre bella, sempre bella. Sì. Come devo fare? Ma no, non l'hai capito. E non l'ho capito. Tu con occhio languido, vabbè, ecco, ma con... ti abbassi e dirai, sì, gentile Nadia, questi cioccolatini sono per te. Oh, Ciccio, grazie, come sei carino. Come sapevi che io adoro le cioccolatine, e specialmente questo marca, è proprio del mio gusto. Oh. Sì. Contenta? Oh, sì. Beh, un gentile pensiero. Bene. Invece tu, Franchino, ma... Perché io ti sono antipatica? No! Non mi vuoi bene per niente a me, io lo sapevo, sai. Non mi fai mai regalini a me, mai. Ma perché non fai un regalino ogni tanto? Grazie, Ciccio, tu sei sempre gentile come al solito. Invece, signor Franchi, ciao. Ciao. Buonasera, signor Franchi. Buonasera. Bye bye. Che cannonata! Io la cannonata te la sparo negli occhi! Sì. Ma com'è possibile? Io compro i cioccolatini! Ti dico a te come devo fare, tu ti prendi i cioccolatini e fai la figura come se li avessi comprato tu. Ma no, c'è stato un equivoco. Ma quale equivoco? Quale equivoco? Ma in fin dei conti. Non l'hai sentita, signor Franchi? Lei non mi regala mai niente. Ma anche tu. Ciccio è gentile, bacetto Ciccino. Cioè, stai fermo. Ma dico io. Senti, scusami.
La colpa è sempre tua, perché non hai i modi, capisci? Come non ho i modi? Comunque non te la prendere. Come non me la prendo? Ma tu continui a baciartela. Ma e io non me la devo ma prendere. Ma sei lei che mi dà il bacio. È lei che ti dà il bacio. Va bene la prossima volta, non ti preoccupare. Sei sicuro? Come si dice nella vita? Non lo so. Ridiamoci sopra. Ridiamoci sopra. Favorisca prendi qua, cinema, 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 costa un soldo come tanto tempo fa, cinema, 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 per ragazzi e militari la metà, cinema, 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 a portarci sei nipoti, tu tre nonni e la mamma, costa solo mezza lira, c'è si gira, c'è si gira, 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 c'è! L'invasione dei galli, 11 prima, motore! Azione! Stop! Stop! Ferma la macchina! Tutti in pausa! Tutti in pausa! Tranne il primo attore. Vieni qui, disgraziato. Buongiorno, dottore carissimo. Come va? Va bene? Quando vedo te non sto mai bene, ti ho detto. Mi vuoi spiegare che cosa sono quelle cosine rotonde che vai seminando qua e là? Sono palline di capra, le ho portate dal paese. Palline di capra che porti dal paese? Sì. E tu vai seminando escrementi caprini sul set del mio film? Ma guardi che questo era scritto sulla sceneggiatura, sa? Io mi sono attenuto conformemente a quanto da lei scritto. Lei scrive e io interpreto. Non diciamo sciocchezza, non diciamo sciocchezza, non diciamo sciocchezza. Non diciamo sciocchezza. Non diciamo sciocchezza. Ogni volta siamo allo stesso punto, le dichiamo sempre. Legga, legga la sceneggiatura. Legga, legga, legga. Sto leggendo. Legga. E stai fermo. E se lei non legge, mi scusi, legga. Legga. È inutile che si arrabbia, va bene? Dunque. Legga. Ecco qua. Ecco. Ecco. Che? Ecco. Roma antica. Sì. Esterno notte, siamo di notte, no? Il guerriero avanza fendendo la cacca. E io che ho fatto? Fendo. Ma chiunque avrebbe capito che si tratta di un errore di copiatura. Ah, ci resiamo con questo errore di battitura, di copiatura. Sì. Il guerriero avanza fendendo la calca. Calca con la L, calca, calca. E io l'ho calcata. Tant'è vero che mi sono sporcato gli stivali. Ah, e qui ti volevo gli stivali. Ora dimmi una cosa. Con quale intelligenza un attore in una vicenda ambientata al 45 avanti Cristo si presenta con gli stivali? Ah, perché secondo lei io avrei dovuto calcare con gli stivali miei e sporcare gli stivali miei. Ma perché sono gli stivali miei? È certo che sono i suoi. E me l'ha detto lei, sei un attore dei miei stivali. Basta così, basta così. Me l'ha detto. La tua fortuna è quello che io voglio mangiarmi con questo film John Ford. John Ford. E voglio il tuo aiuto. Sì. Voglio il tuo aiuto. Certo, un attore della mia levatura. Sì. Prego, dopo di lei. Grazie. Prego. Dopo di lei. E se lei non si siede? Senti. Parliamo del film, Parliamo del film. Dunque, i galli, Vogliamo passare alla storia? Che film fanno? Dove? Alla storia. No, alla storia. L'ha detto lei, vogliamo passare alla storia. No. Lei ha detto. Innanzitutto, tanto per incominciare, tu non sei più tu. E chi sono? Guardati. Sei un gallo. Un gallo? Sai fare il gallo, tu conosci il gallo, no? E come lo conosco il gallo? Guarda che voglio dottore. Un gallo di quelli, Dottore! Come lo faccio io il gallo non lo fa nessuno! Se vuole le do una dimostrazione! Fammi vedere, tu arrivi dalla... Guardi! E questo è niente, so fare pure la gallina. So fare l'uovo e so fare anche il pulcino. Non fare pio, pio, pio. Basta così, ma siediti. Gallo, capisci? Ma sai cos'è un gallo? E certo. No,
il gallo. Oh, 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 no. Gallo è un guerriero barbaro. Barbaro? Tu sei un barbaro, guarda che bel costume che hai. Certo. Non ti senti dentro il gallo, lo senti dentro? Sì, me lo sento dentro il gallo. Ma guarda che bella c'è testa. Le corna dovrebbero essere più lunghette, però. E io gliel'ho detto a sua moglie. A che dico, mi dia le corna quelle, insomma. A quale moglie? Alla sua. A mi... oh. E sono andato a casa. Guarda che non ti permetto, eh. Me l'ha prestato lei. Ricordati chi sono. Sì, sì, lei è il regista. Eh? Ma questo non esclude che lei possa avere allora a casa delle corna. E mi scusi. Prego. Prego. Dopo di me. E dopo di lei. Prego. Grazie. Dunque, parliamo del gallo. Parliamo del gallo. Tu devi interpretare questo guerriero. Sì. Che per una strana somiglianza tutti ti prendono per Lucullo. Tutti. Tutti. A me. Sì, ti incontrano per strada, ti guardano in faccia e ti prendono per Lucullo, anche in bambini. Ma tutti, tutti, tutti. Tutti. A me. A te. Guardi, questo ruolo non mi piace. No, 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 ma... no, guardi, no, tagli questa scena. Ma che... Non mi piace, non ma... mi piace, non mi piace. Poi... Se vuole lo faccia lei, sì. Io. Io. Ma guarda che questa è una scena magnifica. Sì, ma io la mia reputazione c'è tempo. Io non voglio essere preso, no, come dice lei. No, Lucullo, Lucullo, non intendere quello che pensi, no, no. Lucullo è un personaggio dell'antica Roma. Dell'antica Anche Roma. A Roma oggi abbiamo via Lucullo. E vabbè, sono fatti loro! Ma io no, guardi! Devo interpretare Lucullo, d'accordo? Tagliamolo, tagliamolo! Quindi, come Lucullo, vai in giro perché vuoi uccidere l'imperatore Vespasiano. Vespasiano? Ci sei? Sì. Quindi, vai in giro per l'urbe in cerca del Vespasiano. E non lo trovo. E come lo sai? È perché mi è andata sempre male. Eppure nel cinema mi è andata male. Guardi. Senti. Non ci riesco. Non trovando il Vespasiano, che fai? Ti scappa la... Lo so quello che mi scappa, lo so. Lo so, non scendiamo in particolari sgabrose. Lo so, lo so. Ma quali scabrosi? Ti scappa la pazienza. Ah, la ti scappa la pazienza e allora vuoi fartela... Addosso. Addosso. No, me la faccio addosso. Vuoi fartela? Come la faccio? Ma vuoi fartela con un amico del Vespasiano? Come io me la faccio con un amico? Guardi che io le cose intime le faccio intimamente, va bene? Oh, tu non conosci... voglio nessuna presenza. Ma tu conosci un amico del Vespasiano? No, no, per me l'amico non deve stare presente. Senti, qui il regista sono io. E vabbè, lei è il regista, se lei è abituata a queste cose, lo faccia lei. Ma guarda, ma lo sa che lei è un regista fetoso, lo sa. Lei è fetosissima. E non dica più queste cose, se no la prende a cornare. Guardi che lo incorno. Hai finito? Hai finito? Sì, ma non mi licenzi. Non mi licenzi. Mi scusi se... Non piangere che ti sto guardando in primo piano. Tu di sta bocca così. Bravo. Che mi prende in primo piano le tonsille? No. E perché vedo lì? Fermo così. Ecco. Perfetto. Tu con questa faccia, dico sì. Con questa faccia, vai in giro con quest'amico del Vespasiano che è Petronio. Sì. Capisci? Quindi che cosa prima di conoscerlo questo, eh? Che cosa fai allora? Che faccio? Lasci il Vespasiano e vai in cerca del Petronio. Ma bisogna scavare profondamente, sa? E se poi non lo trovo? Ma come non lo trovo? Non lo trovo. Ma no, non lo trovo da principio. Poi basta che tu vada al circo. I biglietti ce l'ha. Di cosa? Del circo. No, vai al circo. L'ha detto lei, guardi, andiamo al circo. Se voglio mandare a vedere i trapezisti. Ma no, non al circo, che questo era il Circo Massimo. E lì c'è il petrolio. C'è il petrolio. Ecco. C'è il petrolio. Al circo, capito? Il petrolio. Sì. Nel circo. Non il petrolio, Petronio, Nio. N-I, petrolio. Oh. Petronio. Sarà grezzo. Non è grezzo, è un uomo simpatico, Petronio. Ho capito. È un attore celebre. Ho capito. Fine-Lice. Ehi. Fine-Lice. Your screen working time? Ah, I think I know, right? Why is Se non che io non ma non l'ho studiato. Yeah. E poi? Niente altro. Ho capito. Ok. Passiamo al film. Sì. Petrolio. Sì. Perché? Dico sì. Guarda, non ridere. No, quando non è che rido, non è che rido, no, dico sì. Ah, sì. Ecco. Mi raccomando, sì. A questo punto io parto così in campo lungo. Sì. Tu con Petrolio farai il... Veniamo al Camposanto. Veniamo al Camposanto. No, vabbè. Parto così in primo piano, mi allargo, sì. E tu farai il doppio gioco perché dovrai comportarti da serpe,
Però farai la biscia. Perché ho trovato il Vespasiano. No, perché hai trovato petrolio, non il Vespasiano. Non c'è più il Vespasiano, c'è petrolio. Vabbè. Tu adesso hai a che fare con petrolio. Ho capito. E io parto così. Sì. E fai il doppio gioco. Sì. Da intendere che gli consegnerai, ecco, così. No, non ti giri, perché ti giri? Perché non lo so se lei... Sei lei, perché io sa, non è che mi fida troppo. È la macchina che gira attorno all'attore, capisci? Ecco. Tu fermo così. Ecco. Tu dovrai far intendere a Petronio che gli consegnerai il barbaro re dei Galli. Dei Galli? Sì. E invece no. No. Perché mentre tu, loro credono che stai prendendo il re barbaro, invece prenderai... Un chinotto. Un chinotto, che chinotto? Una limonata. Ma no. Un'aranciata. No, no, no. Una birra, ma un'acqua tonica. No, un tè freddo, no, un tè caldo. Adagio! Non mi metta le mani sulle corna. Basta. Ognuno si tiene le corna sue. Basta. Va bene. Passiamo subito al finale. Passiamo al finale. Passiamo alla fine. Oh. Siamo alla fine. No, dice che passa alla fine. No, alla fine del film, no? Ah, alla fine del film. Sì. E lei ogni volta parla in un modo, non lo so, sì, un linguaggio che no, io non capisco. A me basta una scena sola, ma che sia fatta però, Ecco. L'incendio del foro. Ti piace? Beh, so. Il finale, l'incendio del foro. Sì, mi dica. Quindi tu, in un batter d'occhio, così, quando io dico azione, con una mossa... Mi devi incendiare il foro. Hai capito? Quando tu mi incendi il foro, io sono soddisfatto. Chiaro? Oh! Non la voglio ripetere, ma dico io. Ne posso girare una io. Ma come faccio a fare queste cose? Sì, tu devi... Che ogni volta le tiriamo, lei si arrabbia, ci tiriamo le sedie. Non ti preoccupare. Ma guardi che non... Scusa, tu vuoi che io mi mangio John Ford? Sì, io voglio, però... Se è il caso, io mi mangio con questo film pure Fellini. Ho capito. Però tu mi devi incendiare il foro. Guardi che io lo faccio. È lei che lo vuole. Tu finirai in prima pagina sui giornali. Benissimo. Se mi incendi bene il foro. Certo. Che è tutto là. Lo posso fare. Sei pronto? Mi autorizzerei. Oh, vai, vai, vai. Mi dà l'azione. Benissimo. Finalmente ci sono. Ok. Mio caro John Ford, a noi due. Ah. Ah. Il foro. Ecco, io qua. Qua. Ecco. Incendio il foro! Vado! Thank you.
Franco! Franco! Ciccio, perché? Ciccio, tu solo me lo puoi spiegare. Ma che sta succedendo? Non ci capisco più niente. No. Fiori a destra, fiori a sinistra, fiori su, fiori giù, fiori dappertutto. Sì, sì. Gente che si muove da qua, gente che si muove da quest'altra parte, gente che va per la destra, gente che va per la sinistra. Ma dico io, che sta succedendo? La rivoluzione? Che c'è stato un colpo di Stato? No, no, è il colpo grosso di Canale 5. Canale 5? Sì, sì. Un colpo grosso? Sì, sì. Mi riferisco agli ospiti di questa puntata. Ah, perché già sono arrivati? Sì, sì, deve sapere che Canale 5 per questa puntata ha preso un ambo. Un ambo? Oh, non sapevo che Canale 5 giocasse al lotto. Ma che lotto, dai, dico un ambo. Che ha fatto? Ma no, nel senso che ha preso una accoppiata. Ah! Gioca i cavalli, direttino Canale 5. No, no, ha preso una doppia, una doppia. Una doppia? Allora gioca al totocalcio. Non gioca, non gioca. Ma allora che... Ma io non ti capisco, Ciccio. Per dire che gli ospiti di questa puntata, sì, sono due nostri vecchi amici. Amici? Vecchi? Vecchi nel senso di amicizia. Cantanti. Chi sono, Ciccio? Bravi. Dimmi. Io dico il nome di lui e tu il nome di lei. Ho capito! Signori Albano e Romina Power! Eccole qua! Sì, c'è un piacere rivederti, sai. Che bellezza. Ma sai che quando li vedo mi commuovo, io mi commuovo. Che facciamo? Niente. Sentite, voi cantate sempre, no? Certo, cantano tanto, sempre. Per non perdere il vizio, che, sai. Che? Ciccio dice certe cose che a momenti mi fai morire. Voi cantate sempre, sempre, scusami, per sempre, per tutta la vita. Senti, è nostra consuetudine far dire agli ospiti il titolo della canzone. Sì, ma prima del titolo lo vogliamo ricordare che siamo stati sempre insieme. Ma l'ho detto che prima. Che siamo stati nel cinema, in radio, in televisione, sempre insieme. È un piacere. Senti, se tu continui a parlare così, finiremo anche in galera, non a stare così. No, loro sono giovani. Romina, che cantate? Aria pura, si intitola. Senti, siccome cantano Aria Pura... Qui a Milano. A Milano. Se non andiamo via noi, l'aria rimane infetta. E allora, signori e signori, Romina e Albano!
al cinema si sa, è di scena varietà, che però chissà perché, è anche detto varietà, e di varietà non vale, senza comica finale, e pertanto in modo spiccio, presentiamo Franco e Ciccio, Ciccio Franco, Franco e Ciccio, Ciccio Franco, Franco e Ciccio prossimamente, anzi now, immediatamente qui! Ciccio, ma sei sicuro che il tuo sistema funziona? Sì. Perché mi hai fatto vestire di nero? Che siamo dei matrimoni? No, 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 siamo di funerale. E beh, è sempre festa. No, no, no. Vengo e ti spiego il mio piano. Dimmi. Guarda, vedi tutta quella gente? La vedo. Ecco. Mi sembra un funerale. Infatti no. Sono tutti parenti di Don Vito Calascibetta, quello che è deceduto ieri mattina. E sono qui riuniti per il consolo. Ah, c'è un console? Non c'è un console. C'è un ambasciatore? No, il consolo, il consolatico. Il pranzo funebre, capisci? È una tipica usanza meridionale. Sì, ma noi che c'entriamo? Scusa. Ecco il punto. Noi fingeremo di essere parenti della buonanima. Del morto? Del morto, è chiaro. Andremo verso di loro, eh? E festeggeremo anche noi questo pranzo funebre a son di bistecche e pasta asciutta. Chiaro? Chiarissimo. Mi raccomando, adesso aspetto affranto. E quando arriva? Chi? Affranto. No, dico aspetto affranto. Tu hai detto aspetto affranto. Beh. E io ho risposto, quando arriva? No, no, aspetto fisico affranto, abbattuto, triste, insomma... Devi piangere. Ah, ci penso io. Come piango io non piange nessuno. Ma come dico io, così se muore, senza dire niente alla famiglia? Perché ci hai lasciato? Perché? Perché? Ma è vivo! Buon appetito a tutti i parenti! Su, su, coraggio! Ma non faccia così! Siete parenti della buonanima? Dice se siamo parenti della buonanima. L'ha chiesto a te? Sì, sì, parenti lontani. Lontani? Lontanissimi. Lei ha presente Trapani. Si attraversa il mare. C'è la Tunisia. Poi inizia il deserto. In fondo, a destra. Io sono figlio di primo letto. Io di secondo letto. E quelli sono i figli di terzo, di quarto e di quinto letto. Ma quanti letti c'aveva la buonanima? Ma che era, l'albergo? Lo conoscevate bene? Dice, se lo conoscevamo bene. L'ha chiesto sempre a te. Certo, eravamo intimi. Ah, ricordo quando mi diceva, Ciccio, tu sei il nipote prediletto. Ma che diceva?
Don Vito era muto. Muto? Vito era muto. Ma lo diceva con gli occhi, con quei due occhi. Ma quali occhi? Mio padre era orbo. Un occhio solo teneva. Uno solo. Con quell'occhio volevano per due, valeva per due, no? E a me, quando mi abbracciava con tutte e due le mani. No. Con una mano. Senza mani, con i piedi, si attorcigliava a me come un serpente. Insomma, come mi abbracciava. Da quando non c'è più lo scomparso? Sì. Ho un vuoto qui? Lei. Io invece qui c'ho una voragine. La vogliamo riempire con un po' di tagliatella calda calda qua, la lasagna. Era così buono. Tutti gli volevano bene, sì. Ma lui era sempre affamato. Come me. Affamato d'affetto. Ho capito. Sì. È sempre così. Sono i migliori che se ne vanno. È strana la vita. Hai davanti a te qualcosa che ami, qualcosa che ti piace e zac, te lo portano via. È scomparsa la lasagna. Vabbè. Purtroppo se n'è andato con l'epatite. No, se n'è andato con le patate. Adesso che abbiamo finito di mangiare... Voi avete finito di mangiare? Io non ho neanche cominciato. Il cameriere si è portato sempre tutto. Dicevo, adesso che abbiamo finito, bisogna pronunciare l'elogio funebre. Pronunciamo. Fratelli, consanguinei, chi vuole pronunciare l'elogio funebre si alzi in piedi. Bravo. Cedo volentieri la parola... all'uomo venuto dal Sahara. Sì, dall'Indocina. Ma che, ti sei impazzito? Perché ti sei alzato? Ma io mi sono alzato perché è passato il cameriere con un piatto di lasagna. Basta, adesso parla. E che dico? Ti suggerisco io, parlo. Signore e signore. Signore e signore. Chi era Don Vito con la scibetta? Chi era Don Vito Caltanissetta? Caltanissetta. Caltanissetta, sempre vicino. Egli sembrava un uomo duro e invece era un uomo sodo. Egli sembrava un uomo crudo e invece era un uomo sodo. Sì, un uomo alla cocca. Un uomo alla cocca. No. Un uomo strapazzato. No. Uno zabbaglione. No. Una frettata. Era un uomo forte. Era un uomo forte. È sincero. Egli non usava l'odio. Egli non usava l'olio. L'odio. Non usava l'aceto. Non usava il prezzemolo e neanche il limone. Egli non usava l'odio. Diamogli adesso l'ultimo affetto di prova. Diamogli affetto di provola. L'ultima fetta di provola. Col cuor consola. E diamogli pure un po' di gorgonzola perché non gli piaceva la provola. Bravo. Sono commosso. Grazie. E adesso chiamiamo la conta. Scusa, cugino, vuoi dire il conto? No, la conta. La conta. È usanza della famiglia Calascibetta che ogni pranzo funebre si fa la conta fra i parenti più stretti di questo tavolo. Che siamo noi. Chi esce paga il conto. Una specie di passatella. Bravo. Il tocco siciliano. Bravo. Ho capito, io sono uno specialista. Bravo. La posso comandare io? Perfetto. Ecco, allora, per me, zas, 3, 5, 6 e 3, 9. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Cameriere, il conto al signore. Fortunato, bravo. 3.650.000. Io lo pagherei, ma non ho una lira. E poi, vedete, questo è un compito che deve fare un parente. Io non sono un parente. Io sono venuto qua per mangiare a sbaffo. Sono venuto con... Ma è con... Lei ha detto che non è un parente. Ma perché tu non lo sai? Ma... Secondami. Che? E lei si è permesso venire come? Qui, spacciarsi per parente, ha mangiato. Ma quale mangiato? Ha bevuto. Non ho mangiato niente. Ma lei ha offeso l'anima di Don Vito, ma... il quale chiede giustizia. Ma giustizia! Vergognato! Ma che lo Ciccio, ti devo dire una cosa. Sì, sono tutto orecchie. Buttiamo le carte in tavola. E il tavolo dov'è? Che? Se dobbiamo giocare ci vuole il tavolo. Ma non giocare, buttiamo le carte in tavola. Cioè, parla, dimmi come... Ah, è sempre lo stesso problema. Cioè? Ascolta! Io cerco la Cassini, la donna del mio cuore, io brucio per amore, in petto c'ho un falò. Se cerchi la Cassini, lo sai cosa ti dico, poiché ti sono amico, tu conta su di me. Ciccio, non potevo dubitare della tua amicizia. E allora? Ciccio, tu mi devi aiutare, ma seriamente. Di che no, si tratta? Che ogni volta finisce sempre a schifo. Ma di che si tratta? Ah, io voglio un bacio della Cassini. Lo immaginavo. Sulle mie labbra. Tu non avrai un bacio, amico mio. Ne avrai due, tre, quattro, mille, no, no, cento. Uno? Uno solo. Hai fiducia in me? No, mai. E allora abbi fiducia. Sì. Cercatemi la Cassini! Cercate la Cassini! Cercate la Cassini, ebbene qui presente, potrei cortesemente sapere cosa c'è. Questione delicata, le devo riferire, tu non interloquire e lascia fare a me. Mia cara Nadia, osserva quell'uomo che hai vicino là. Sono mio. Non è un uomo, non lo è. Egli è un infelice, un disgraziato, uno straccio. E mi voglio rovinare un'immondizia d'uomo. Ciccio, non esageriamo. Povero, oh poverino, sì? Ma cosa gli avrà successo? Gli è successo che qualcosa lo turba, lo affligge, mia sì, cara Nadia, lo affligge. E io che cosa c'entro con le disgrazie di tuo amico? C'entri perché lo puoi salvare, potresti salvarlo, sì, vengo. Ecco, lui vorrebbe da te qualcosa che gli lasci il segno. Sì. Una cosa che incomincia con la B e finisce con la O. Una cosa che cominci con la B... e finisce con la O. Con la O. Questo è grave. Oh. Ci sei? Ah! Oh. Ah sì, ho capito! Tranquillo, non ti preoccupare. Chiudi gli occhi. Chiudo gli occhi. Sì, chiudi bene. Ma questo è un abiro.
Uno biro. Una cosa che cominci con la B e finisci con la O. E che lascia il segno? Ma io volevo tutt'altra cosa! Un biro! Trovammo la Cassini restando fianco a fianco, ma Franco è andato in bianco e Ciccio invece no. Stavolta caro Ciccio è andata come è andata, la prossima puntata però mi rifarò. Stavolta cari amici è andata come è andata, la prossima puntata qualcosa cambierà. Qualcosa in faccia, corri a casa e fai una doccia. Se ti soffiano il posteggio, con tua moglie vai a passeggio. E se incroci un gatto nero, non pensare al cimitero. Calma, calma, la vita è bella, è più bella il sorriso la fa. Ridiamoci sopra, 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 ridiamoci sopra, 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 ridiamoci sopra, sopra, sopra. E poi non pensiamoci più. La bolletta, fatti un giro in bicicletta. Se un amico ti fa un bidone, lascia stare il tuo cannone. Se tua moglie ti fa un torto, fa un 3-7 senza il morto. Calma, calma, la vita è bella, e più bella il sorriso la fa. Ridiamoci sopra, 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 ridiamoci sopra, sopra, sopra.